Parole in Movimento è con Carla D'Alessandro. Siamo al nostro secondo appuntamento perché la volta scorsa la chiacchierata con Carla ha riguardato Edoardo De Filippo e questa volta abbiamo voluto dedicare la nostra attenzione a una donna, Alda Merini, un personaggio che oltre ad aver prodotto tante cose belle ed interessanti ha avuto sicuramente una vita molto particolare, anche molto difficile. Carla, voglio dare subito la parola a te per introdurci. Come sempre, il nostro momento è un momento che non ha nessuna pretesa di raccontare o di scendere nello specifico della produzione letteraria della Merini, ma semplicemente parlare del personaggio e fare qualche riflessione per aiutarci a capirla un po' di più. Allora, Alda Merini indubbiamente oggi, come oggi, viene riconosciuta come una grande poetessa. Io, quando ho iniziato a leggere i suoi scritti, non era così conosciuta, però i suoi versi mi hanno colpito. Io ho iniziato a scoprirla leggendo Mistica d'amore, che è uno degli ultimi testi che lei ha scritto. E quindi è nella terza fase della sua poetica. La prima fase è quella in cui lei inizia giovanissima, a 15 anni, a scrivere i versi e conosce i vari grandi poeti e scrittori dell'epoca come Spagnoletti, Erba, Turoldo, e ha a che fare con tutte queste personalità. È una ragazzina, però ha già una bella personalità. Viene da una famiglia che non è una famiglia di letterati. Il padre però le sta molto vicino. La madre, diversamente, non accetta questo suo amore per la poesia, per l'arte, per la cultura. Anche perché tra la madre e figlia c'è un conflitto. La madre è una donna molto decisa, bella e ha un ottimo rapporto con il marito, e questo è uno degli elementi che porteranno poi Alda Merini ad avere degli squilibri nella sua caratterialità. Lei inconsciamente non accettava questo affiatamento che c'era tra il padre e la madre. Lei infatti poi continua a portare avanti la scrittura, conosce per lavoro Quasimodo e scriverà anche per lui una poesia. Indubbiamente lei si è forgiata, conoscendo questi personaggi, chiamiamole persone, perché a me non piace chiamarli personaggi. I personaggi sono quelli che inventano gli scrittori, e che poi diventano persone, perché io dico sempre che sono carne, ossa e sangue, i personaggi scritti dagli scrittori. Lei inizia, pubblica, e però già nel 65 c'è la comparsa del disturbo bipolare, e questo disturbo bipolare la condannerà ad anni di manicomio, anche dopo il matrimonio con il marito e Ettore Carniti, sposato più per volontà della madre che per un suo vero amore. Dopo, in seguito, nascerà un affetto per quest'uomo. E quindi lei entrerà perché Carniti pensa di fare bene. Dopo un'ulteriore crisi della moglie, lui pensa di fare una cosa giusta, affidarla alle cure dei medici. Non sa però quali erano le terapie all'epoca: elettroshock, letti di contenimento. E ho letto, scusami, che addirittura, forse non so se ho letto bene o male, la Merini ha subito ben 46 elettroshock. Sì, sì, cioè, sì. Sono, ma infatti numero... lei dice quella è stata la sua Gerico, e in Terra Santa lei racconta questa discesa agli inferi, questo suo mondo in cui
lei ha silenziato i versi. E infatti c'è una poesia nella quale lei dice che è stata per troppo tempo in silenzio, per cui ora deve cantare, deve parlare, deve verseggiare, e anche il suo modo di vivere in realtà risente di quello che lei ha vissuto. Saranno anni molto duri, quelli del manicomio a Milano. È anche la stessa cosa poi a Taranto, perché lei poi dopo la morte del marito e sposa in seconde nozze il medico, però dopo la morte del medico poeta, i figli del medico la rinchiudono in manicomio e sarà un altro periodo molto molto duro. Poi finalmente, grazie a degli amici, riesce a tornare a Milano e segue le cure della dottoressa Marcella Rizzo. E con queste cure, chiaramente i nuovi studi per affrontare il disturbo bipolare, fanno sì che lei migliori sotto questo aspetto. Però la sua vita quotidiana e la sua casa è la casa di un clochard, perché lei si sente molto vicina agli ultimi, essendo stata lei stessa una degli ultimi, lei si sente vicino agli ultimi e racconta di questi ultimi, di queste donne, di questi uomini incontrati in manicomio. La sua seconda parte poetica è appunto questo far conoscere quanto dolore c'è in quella vita. Poi, uscendo fuori da questa realtà, lei incomincia ad essere conosciuta. Molti uomini di teatro, molti uomini di cultura, Vincenzo Mollica, si recavano a casa di Alda Merini a parlare con lei. Non so se te ne ricordi, molti collegamenti furono fatti proprio dalla casa di Alda Merini. E questo ha prodotto che la poetessa venisse conosciuta anche da chi non la seguiva all'inizio. Ha ricevuto no, no, numerosi riconoscimenti per i testi, anche una laurea honoris causa. Quindi lei, diciamo che attraverso la poesia, attraverso non solo la poesia, perché lei ha scritto anche in Sì. prosa, ha riscattato la sua vita. Certo, ha avuto un rapporto difficile anche con le figlie. Infatti Le stavo per quattro chiedere. figlie che lei ha avuto, le sono state tolte, sono state affidate a altre persone. E anche lei ha sofferto di questo, ha cercato, ma ha avuto molta difficoltà a rintrecciare dei rapporti che si erano per necessità. Potremmo anche dire che probabilmente la patologia da cui era afflitta è stata seguita in un modo forse che non ha tenuto conto anche del fatto che la Merini avesse dei legami sentimentali, parliamo delle figlie di un certo tipo, quindi hanno pensato a curare lei e non a sostenerla in questa Ma relazione perché noi indubbiamente il bipolarismo che aveva sicuramente determinava. oggi Abbiamo una consapevolezza abbiamo una diversa. consapevolezza che negli anni 60, 70, 80 non c'era la legge Basaglia. Quindi questa consapevolezza di curare in un modo diverso, di rendere umano il trattamento, di far sì che queste persone, questi ultimi della società, non fossero abbandonati e rinchiusi. Ecco, oggi noi, la medicina oggi affronta le malattie mentali in un modo diverso da come sono state affrontate all'epoca. Alda Merini si è trovata in quel contesto. Forse oggi avrebbe delle cure diverse da quelle che sono state allora. Però diciamo che lei, quello che lei ha vissuto è stata la sua forza, perché lei non si è arresa, ha silenziato i versi, però poi lei ha voluto raccontare, ha voluto parlare, ha voluto far sentire la voce sua, la voce di quelli che non avevano voce. E lei
lei va a vivere nei Navigli perché? Perché in quella zona lei stava bene, si sentiva vicino alle persone e viveva veramente come un clochard, scriveva sui muri. Quando lei è morta, insomma, le figlie poi hanno donato tutto al Comune di Milano e il Comune di Milano nei locali di una tabaccheria che lei frequentava, ha messo su Casa Merini, dove c'è la stanza, il letto, la fotografia nuda che lei si Sì. fece, il pianoforte perché lei da Insomma. autodidatta aveva imparato a suonare. E quindi tutto questo è stato ricostruito. Anche, mi sembra, se non vado a mente, la parete sulla quale lei scriveva gli indirizzi, a volte scriveva i versi delle poesie, e questo perché lei aveva questo bisogno di mettere fuori le parole. Sono versi che seguono la liricità, a volte sembrano apparentemente semplici, ma in realtà hanno una loro costruzione e veramente ci raccontano di quello che è lei, l'ultima parte della sua vita. Lei si è avvicinata molto alla figura del Cristo e della Madonna. Lei vedeva nella Vergine la madre, Infatti ha quella scritto. madre che forse lei non era riuscita a essere. E comprende il dolore di quella madre per la morte del figlio, la discesa del Cristo dalla croce agli inferi per poi risuscitare. E lei dice che lei è risuscitata dal manicomio, cioè dalla croce del manicomio. Per lei quel luogo è stato poi un momento di rinascita. La rinascita l'ha avuto attraverso i suoi versi, ha avuto delle soddisfazioni successivamente, che veramente secondo me manco lei se l'aspettava. Infatti ancora oggi Nuti, che è uno Sì. degli artisti che più porta avanti la poetica, perché quello che è stato molto vicino Sì. all'Alda Merini, ancora oggi fanno degli spettacoli in cui recitano le sue poesie e portano avanti tante sue realtà. Cioè la sua memoria oggi è più viva che mai. Insomma, ci sta anche varia la pagina che mettono le poesie, Gli aforismi, raccontano. perché molti poi sono stati i suoi E aforismi. quindi questo in effetti è importante. Cioè la sua sofferenza in effetti si è trasformata in amore, si è Sì. trasformata in vita. E si è riportata a Dio. Sì, È ma questa misticità che lei alla fine ha riscoperto. E secondo me, un poeta, uno scrittore, porta in quello che scrive, nei personaggi a cui dà vita, se è uno scrittore, porta quello che lui o lei ha dentro. Perché l'esperienza della vita, l'esperienza dell'anima, della parte più interiore di un essere umano, non la puoi disgiungere, non puoi dire io ho scritto e basta, perché anche se magari un qualcosa non l'hai vissuta, però dentro di te ci sta quel senso di comprendere le cose. Ci sono delle realtà che ti vengono addosso, come una pioggia, ti bagnano, per cui si scrive. E così ha fatto Alda Merini. Cioè lei, nelle notti che non poteva dormire, Sì. scriveva sui muri, telefonava agli amici, la notte, in piena notte telefonava agli amici e dettava le poesie. E quindi questo, secondo me, è la sua essenza. Una cosa, scusami se mi hai fatto fare una riflessione su una cosa di cui hai parlato
proprio tu poco fa. Spesso capita a degli autori di non essere apprezzati dagli altri intellettuali. Per Alda Merini le cose sono andate in modo completamente diverso, perché gli intellettuali dell'epoca invece la supportavano Sì. moltissimo. Diciamo che il vero, quello che adesso in gergo, il switch c'è stato quando sicuramente su sollecitazione di altri intellettuali, la Merini è arrivata a una trasmissione televisiva che era il Maurizio Costanzo Show, che ha proposto la Merini come personaggio inizialmente, quindi con la sua storia molto Ecco la sua lettera. difficile, molto pesante, per poi aprire a tutta la sua produzione poetica. Quindi la cosa che volevo dire, la riflessione che volevo fare insieme a te è proprio questa, che la Merini ha avuto il supporto degli intellettuali, Sì. cosa che non capita di frequente. E quindi vorrei che poi tu aggiungessi su questa considerazione qualcos'altro e aggiungo, così poi ti lascio completamente la parola, fare un passo indietro anche al rapporto sì che ha avuto con le figlie, ma anche al rapporto piuttosto complesso che ha avuto con la madre, perché io un po' spulciando ho scoperto che il padre era un conte che poi è Sì. stato, come dire, Diseredato. diseredato perché Ha aveva sposato, sposato una sì. donna che non era nobile, era Sì. una contadina, anche se poi si sono amati molto e quindi ha dovuto accettare un altro tipo di lavoro e infatti la stessa Merini è stata mandata a quello che veniva chiamato all'epoca i corsi di avviamento. Lei ha cercato più volte di iscriversi al liceo, non superava la prova neanche a fare apposta in italiano, sembra assurdo dirlo oggi e quindi questo probabilmente può essere stato, diciamo così, un elemento di frizione secondo te tra madre e figlia, cioè questa praticità di questa donna con una diciamo un'inclinazione poetica della Merini che di Alda che non si sentiva forse compresa da questa donna, secondo te, da tutte le tue Allora, ricerche, cioè, dei tuoi allora io studi? da quello che ho capito leggendo, come detto, spulciando un poco, questa realtà familiare che Alda Merini aveva da ragazza, in cui c'era questa forte personalità materna, lei da questa personalità si sentiva un po' schiacciata, anche perché, come hai detto, essendo una donna, la madre, una donna pragmatica, poco accettava che questa ragazza Potesse avere delle velleità. seguisse queste velleità culturali, si incontrasse con uomini che all'epoca erano più uomini che donne, scrittori, poeti, avesse preso poi relazione da ragazzina Spagnoletti, con beh. Spagnoletti, il quale per lei poi lasciò pure la moglie, però poi non si trovarono, per cui non andarono oltre. E la madre non poteva accettare questo, perché lei veniva da un'altra formazione. Il padre forse, il padre invece diversamente, anche perché veniva da un contesto sociale diverso di formazione, l'appoggiava, capiva questa figlia con queste velleità culturali, però il contrasto tra la madre e Alda Merini fu forte e fu proprio la madre a spingere la Merini a sposare poi Carniti, proprio perché poi teniamo conto dell'epoca, cioè Assolutamente. per l'epoca una donna doveva solo sposarsi, fare figli, essere una buona madre e una buona moglie. Non poteva esserci altro, perché siamo in un'epoca diversa. Cioè, noi dobbiamo renderci conto, io a volte faccio questa riflessione, non dobbiamo leggere la vita di uno scrittore, la vita di chiunque, al di là della propria epoca, perché l'epoca condiziona la vita. Le ragazze all'epoca, quello era il loro destino. Una ragazza che uscisse da quei canoni era qualcosa che non stava né in cielo né in terra. Perché parliamo degli anni 50, 60, dov'hai? Certo, no, no, Cioè, era un'altra è realtà. sbagliato leggere, ma non solo di Merini,
di qualunque scrittore, di qualunque poeta, leggere la sua realtà di vita con la nostra realtà, cioè quello che noi oggi viviamo, non è rapportabile a quello che loro hanno vissuto e quindi la formazione che hanno avuto. La Merini è quella che è e ha scritto quello che ha scritto per il suo vissuto. Cioè, forse se non avesse vissuto tutto quello. Perché lei poi alla fine, per esempio, col marito, lei poi alla fine insomma, lo ama perché capisce che non gli porta rancore perché l'ha chiuso in manicomio, capisce che lui non l'ha fatto perché è diverso, l'ha fatto perché veramente lui pensava di Di poterla aiutare. curare. E poi si innamora del medico poeta. Però non perché lui fosse cattivo, ma che giustamente ha dovuto poi fare i conti con un'altra realtà. E queste letture della vita di una persona sono importanti per capire poi gli scritti, perché poi lei guarda il sociale, guarda gli ultimi, perché lei ha vissuto quelle realtà, ha vissuto quelle essenze primarie. Accetta che l'attore, lo scrittore, il musicista, perché lei era molto amante della musica, vanno a casa sua, si fermino a parlare. Però la sua essenza vera non è quella, e invece è più rapportabile agli ultimi. Lei usciva a comprarsi le sigarette, andava al tabacchino per parlare con la gente del luogo. Lei infatti in un momento dice: io non potrei lasciare i Navigli, perché i Navigli per me sono l'essenza stessa del mio modo di essere. Carla, come ti spieghi il fatto che la Merini oggi sia apprezzata e anche dai giovani? È come se ci fosse un legame, Un'empatia. un'empatia, Sì. perché trovo spesso, cioè la Merini è una di quelle che è entrata, ha rotto un po', no? Sì, Quella sì. barriera che, soprattutto Tra con i poeti, poi. l'intellettuale e il popolo. Cioè, oggi come oggi viene seguita dalle persone che uno non si aspetta, però io dico che la poesia si fa seguire, cioè la poesia si fa seguire. Sai perché si fa seguire? Perché è quello che ognuno di noi ha dentro. Io quando insegnavo e spiegavo il testo poetico, io facevo fare le poesie ai bambini. Anche quello che diceva: maestra, ma io non le so scrivere i versi, non ne so capace. Io invece li spronavo, gli davo il là, gli davo una parola e dicevo: costruite qualcosa che voi sentite, anche la cosa più che non è chissà che, però voi la mettete sul foglio. Claudia, ti posso assicurare che uscivano delle belle poesie anche da parte di chi non si sentiva all'altezza. Che i bambini pensavano: io scrivo poesie? No, però ti posso dire che tutti scrivevano. Quindi la poesia, al di là di chi la scrive, è nell'essere umano. I primi componimenti dell'uomo sono stati poetici. Cioè, la parola si colora, si scambia, no? Diviene tutto, dice quello che, anche quello che tu non vuoi dire. Ci fai caso? A volte tu scrivi, no? Che so che tu pure scrivi, a volte tu scrivi delle cose e ti escono delle cose che tu non diresti a nessuno. Però tu in quei versi li lo scrivi perché escono da te e non puoi fare a meno di scriverli. E così è la poesia. E così è stato per Alda Merini. Ma per Alda Merini la poesia
era importantissimo. C'è una poesia in cui lei dice che se non avesse la poesia, lei morirebbe. Se la trovo, Sì, vai con calma, non ti preoccupare. ti leggo, Assolutamente, con grande ti piacere. leggo lei che cosa dice in Sì, una poesia. comunque mi ritrovo con quello che dicevi, perché effettivamente la poesia ha la possibilità di rendere qualcosa di tuo personale, universale, molto Vedi? più dello Sì, scritto, è sì, sì, sì. vero. Ma io ho fatto uno studio, ho scritto anche un articolo sulla poesia e ho trovato che la poesia è stata la prima forma di scrittura. Quindi, come il disegno, no? Sì, E come la sì. musica come è nata? No? Dal battito su una Il suono, superficie sì. dei suoni. Il disegno come è nato? I primitivi disegnavano gli animali agresti sulle pareti. Queste sono le tre muse. Beh, sì. Vedi lei come dice: se la mia poesia mi abbandonasse come polvere o vento, se io non potessi più cantare come polvere o vento, io cadrei a terra sconfitta. E in cerca della polvere d'oro morirei sopra una lampadina accesa. Se la mia poesia non fosse come una gruccia che tiene su uno scheletro tremante, cadrei a terra come un cadavere che l'amore ha sconfitto. Vedi, c'è tutto in questa poesia. C'è tutta l'essenza, lei non può fare a meno di scrivere. Ecco perché lei in un'altra poesia dice: io sono stata zitta per tanti anni perché stava chiusa in manicomio. E adesso no, io adesso devo parlare. Però vuole parlare bagnando le proprie parole nei sentimenti. Infatti, in una poesia che lei fa, parla a un bambino e dice: prima che tu impari le parole, bagna queste parole nel sentimento, in quello che tu hai dentro. E guarda, è una cosa bellissima. È straordinario, diciamo che potremmo concludere dicendo che la poesia è dentro, come dicevi tu, ciascuno di noi l'ha sperimentato tu da maestra con i bambini, ma forse dovremmo fare più attenzione a quello che abbiamo dentro e anche essere forse più educati, più attenti all'uso delle parole e riuscire a farle uscire fuori. Forse ci vogliono dei buoni maestri. Allora, un proverbio napoletano dice: a lengua non tene osso marun blus. Lo sapevi questo No, proverbio? no, no. Allora, la metafora di questo proverbio: la parola può fare tanto bene, ma può fare anche tanto male. È questo che dovremmo imparare ai ragazzi, a sapere e a tutti noi. Tutti noi dovremmo imparare a sapere adoperare le parole, perché una parola può aiutare ad andare avanti e una parola può distruggere. E questa forse è la cosa più importante. Leggete, leggiamo Alda Sempre. Merini e tutto quello che abbiamo piacere di leggere. Sì, chi legge vive molto di più. Più Gra vite. Grazie Carla. E tra 3-4 settimane, come nostro solito appuntamento, parleremo di qualche altro personaggio. Vabbè, non lo Non diciamo ancora. sveliamo nulla. Non lo Grazie diciamo. Ti Carla. ringrazio e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato.